Elia. Ho aperto il suo cuore alla sua anima, e non era facile, e con queste parole Maurizio Battista, avversimo u, parla dell'Avellino e dell'affetto che ha imparato a dare per l'Avellino di strischia la notizia. Lui stesso, c'è nella casa del grande fratello Uvip è stato a stretto contatto con lui, ammette che han regazzo complicato ma se la di averne capito un il perché. Intanto nella casa, in molti continuano ad avere dubbi sul regazzo uce, infatti, chi se c'erano con i compagni ammette, es oce posso sembrare arrogante, presuntuoso ma è un problema degli altri e se non riescono ad avere un'echia di lettura diversa. Non sono così leggibile come altre persone, spiega ancora Elia, confermando le parole che avversimo da Maurizio Battista. Aggiornamento di Anna Mantesano. Silvia Proedi torna a parlare di corone misto allontanando sempre più dal passato, le parole sono quelle di Silvia Proedi che, nella casa del grande fratello Uvip, torna a parlare di Fabrizio Corone. La risoluzione e l'allontananza dagli affetti le stanno inevitabilmente aprendo nuovi orizzonti. L'amore più finir, il rispetto no, tiene a sottolineare la gemella mora, senza mai citare il nome del suo ex fidanzato. Dovrei essere io a tavercela con lui, non il contrario io. Ha detto bene da ieri che siamo diversi e, meno umane, sottolinea. E non è sace fuori, il suo ex, e stai premendo al fine di fare il suo un ingresso nella casa per parlare con Silvia e darle le sue una volta per tutte. Una possibilità che pare di essere stata negata, almeno stando alle dichiarazioni fatte dallo stesso Corone attraverso i suoi social. Aggiornamento di Anna Mantesano. Cena da Masterchef per il compleanno di Eleonora Giorgi. Nella casa del grande fratello Uvip c'è molto fermento per la preparazione della cena per la festa di compleanno di Eleonora Giorgi. L'attrice compirà gli anni domani, ma come sempre, la festa ci sarà questa sera, allo scoccher della mezzanotte, per non sporcare la casa e il giorno della vigilia della diretta. Guidata da Andrea Mainardi, tutti i concorrenti si stanno dando da fare in cucina per preparare la cena a base di risotto allo zafferano, salmone al pepe vergi, bistecca al forno e tiramisu. Con i suoi collaboratori, mentre Ivan Cattaneo e la marchese Daniela De Aragona tengono a distanza la festeggiata, c'è molto lavoro da fare. Sarà, dunque, un sabato sera diverso quello che trascorreranno i concorrenti questa sera anche se potrebbero esserci del sorprese negative. Il GF, infatti, ha chiesto ai propri in ui linee di scrivere un pregio e un difetto dei propri compagni mantenendo l'anonimato. La bomba, dunque, scoppierà questa sera, pochi minuti prima del compleanno della Giorgi. Aggiornamento di Stella De Benedetto. Lo scherzo a Ivan Cattaneo. Scherzo crudele ai danni di Ivan Cattaneo da parte di Francesco Monte. Il taglis, in prima natei, mentre erano tutti in camera da letto, vedendo Ivan dirigersi verso il bagno, ha deciso di divertirsi anto, facendo uno scherzo al cantante. Monte ha così aspettato che Ivan uscisse dal bagno per spuntargli alle spalle. Con el zapato io addosso, senza luce e il silenzio assoluto, elettronista ha chiamato Ivan con una voce profonda che ha fatto letteralmente saltare il cantante che, spaventato, e si è tuffato sul letto. Francesco, invece, non ha trattenuto le risate così tanto gli altri concorrenti presenti in camera da letto in quel momento. Iaino uo. Cattaneo è sgomento grida, aiuto uo.
Appena capisco che si tratta di uno scherzo tu o me, non lo fermai più, urla il cantante facendo ridere tutti. Il divertimento dunque, nella casa del grande fratello VIP, non manca mai terreno o i concorrenti nella casa. Il grande fratello VIP promette scintille, soprattutto, tanti novità a cominciare dalle case finendo ai concorrenti in casa che si moltiplisceranno e nei prossimi giorni. Il programma andrà in onda a lunedì e al giovedì e saranno ben tre i concorrenti che entreranno in casa. In particolare, proprio Gabriele Parpiglia, tra gli autori del programma, ha rilato che ci saranno tre ingressi e che due saranno di peso. Non sappiamo se questa frase è legata al peso in che lode i concorrenti o alla loro importanza tanto che arriviano già le prime potresti. Alcuni parlano di Ella Weber, Maria Mosè e Alessandro Secchi Peon, che si è offerto alla produzione direttamente da Mattino U5, ma se tu stessa alla regina degli ascolti Simona Ventura. Proprio nel scorso or la bella conduttrice ha postato una diretta all'esterno degli studi Mediaset di Milano e se fosse proprio per parlare della possibilità di entrare nelle case anche per pochi giorni. Fede Hopper. Scontro tra Aurelia Fongaro e la Marchesa.e, ancora scontro tra Aurelia Fongaro e la Marchesa Daniela de Aragona che non ha digerito una battuta del Medello sul suo origini. Elia, da parte sua, ha preferito non chiedere scusa alle Marchese, con intento di non aver sbagliato perché ora ha solo scherzare. La tensione tra i due si è lite nuovamente quando una domanda di Ivan ha fatto nuovamente infuriare la nobildonna che si è scagliata ancora contro Fongaro, colto l'ancia di non averle chiesto notizie sulla sua salute dopo un piccolo incidente. Un ragazzino non si può permettere di schernir una donna che potrebbe essere tua mondre, ha ribadito Daniela. La Marchese, poi, ha esortato Elia a caer un confronto con lei in confessionale troando, però, davanti a sé, un muro. Non ho tempo, e ne ho gria, non è la mia priorità, ha detto lui. Non ho bisogno di dar spiegazioni a nessuno, ha sottolineato. La Marchese, invece, ha ribadito che sarebbero bastate delle scuse per mettere tutto a tacere. Scusce, però, non so una variate. Stefano Sala tra Benedetta Redascia. Orme i Stefano Sala e Benedetta Mazenone si nascondo più. Nella casa del grande fratello VIP c'è stile nascendo un'altra storia, ed è proprio quella tra i El Medello e la Showgirl. E se ogni giorno parlano di amicizia, ora le cose sembrano essere molto diverse. Nell'ultima ora, è stato proprio Stefano ad ammetterlo, cercando consiglio prima da Francesco Monte, poi da Eleonora Giorgi. La mia preoccupazione è che continuando su questa linea la situazione potrebbe modificarsi nelle mie teste, ha ammesso il Medello, ex di Diane Meluce al momento è fidanzato con la modella da Shader Yankina. Così ancora ammette sto iniziando a pensare alle mie ragazze fuori ma non posso negare che mi piace Benedetta. Stefano è palesemente in crisi, i suoi sentimenti sono contrastanti, eppure, solo qualche tempo fa, era convinto che una cosa del genere non potesse mai accadere. Stefano Sala e le inaspettate confessioni su Benedetta Redascia. Poco prima di entrare nelle case del grande fratello VIP, Stefano Sala ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, cioè nel numero in edicola questa settimana, dichiarandosi innamoratissimo di Dasha oltre solo amico di Benedetta Mazè.
in merito a loro u presunto flirt, anzi, il modello ha dichiarato, so uno uvo sinec perché tutti edu abbiamo el ostesso agente e siamo stati a ninto insieme se alla godicomo, e qui anche il colpo di scena, ma c'era oltre gente, tra cui Dashe, che si è fatta una risata perché conosce Benedetta. In merito alla relazione con la sua fidanzata, invece, se la nostra storia reggerà. E sì, perché siamo una coppia matura. Ammesso sicuro, non sto andando al Grande Fratello VIP per le avventure, ma per testare i miei limiti. Tre mesi senza fare l'amore. Sarà una prova di forza, ma la supererò perché sono un udero innamorato. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.